Buongiorno, come va? Tutto bene? Io sì, grazie a voi. Allora, a me ormai mi avete visto in tutte le salse. Dai, smetti! A me ormai mi avete visto vestita in tutte le salse, quindi anche con la mia sexy tuta con tanto di coda, cioè, con tanto di coda. Ma questo non l'avete ancora mai visto. Sì, ma chi non mi segue su YouTube, mi segue solo su Instagram, l'ha visto. Contatto di Sì, io da dalmata con le babbucce, vediamo un po' se mi riesce a farle vedere, vieni qua. Con le babbucce coalose, ma io senso dell'equilibrio proprio zero. coalizione. E unicornose io, unicorno. E Simo c'ha le babbucce a coalina, a koala. Cioè, roba che veramente è Enzo Miccio, levati. Esatto. Cioè, roba davvero da Enzo Miccio proprio, ma scansati. Allora, oggi siamo a casa tutti e due. Oggi è venerdì, Certo. siamo a casa tutti e due. Perché è l'Immacolata e abbiamo in programma un po' di programmini oggi. Io in particolare, perché adesso devo sistemare le cose, i vestiti che sono sullo stendino, fare un'altra lavatrice, stendere la roba che è in lavatrice, sistemare la cyclette, dobbiamo anche trovare un posto per quella Gioggiolì, amore Sì, poi sì, va mio. No, bene. per la cyclette. La Ho cyclette, bene o capito. male, si fionda in Signora, camerina e guarda, via. sta facendo un video, lei parla con me. Insomma, devo trovare una sistemazione per quello lì, per quella roba lì. Perché oggi, appunto, essendo l'Immacolata, facciamo l'albero. Noi ormai abbiamo la tradizione di Vabbè, qua fare l'albero. tanta gente lo fa, insomma. Tanti nostri amici invece l'hanno fatto già almeno una settimana fa. E noi invece no, noi ci riduciamo a fare tutto l'8 di dicembre. Perché ormai sono 4 anni che mi seguite, credo che lo sappiate. E quindi niente, ci riduciamo a fare tutto oggi. E adesso, appunto, devo fare queste cosine qui, ho queste cosine da sistemare. Dobbiamo buttare via anche quelle cosine lassù che erano di Misa, perché purtroppo è morta la cricetina. E quindi niente, così magari mettiamo qualcosina anche là sopra. Quella fontana lì mi è venuta a noia, quindi la debello. E poi niente. Ah, devo fare anche esercizi io oggi. Ho gli esercizi da fare perché ho scaricato un'applicazione sul telefono. Sul tattavo. Ho scaricato un'applicazione sul cellulare che si chiama Perdi peso in 30 giorni. E sono praticamente degli esercizi di aerobica. Non sono solo cardio, sono più che altro a livello muscolare. Però sono veramente, veramente faticosi. L'ho fatti già per 3 giorni, perché l'ho scaricata da poco. E posso garantire che sono faticosi, soprattutto la plank bassa. Non è una passeggiata. Oh, ma c'è anche la puzzona! Buongiorno! Buongiorno, Nini! Buongiorno, dove vai? Dove vai? Ma cosa fai? Ma che scappi? Ma che scappi? Puzzola! E si mette giù! Non è una che si ribella lei, non si ribella al sistema. No, anzi, vuole staccare. Si sta sempre bene dopo una doccia. Lui invece è ancora mezzo morto sul No, divano. sto bene. Ho dormito. Sì, stranamente oggi a sto giro mi sono alzata prima io di lui. Sì, mi ero già svegliato, però poi sono riuscito a dormire un altro po'. Sì, perché lui di solito, anche quando ha i giorni di riposo, quando ha la possibilità, mi appoggio, quando ha la possibilità di rimanere a casa e quindi di dormire di più la mattina, poi 7, 7 e mezzo è già in piedi. 8 8 al massimo. al massimo, nemmeno i vecchi si alzano più a quell'ora. Per me è l'orologio biologico. L'orologio biologico. La sveglia biologica. L'abitudine. Ah, ecco, l'orologio biologico è un'altra storia. La sveglia biologica. Vabbè, comunque. A sto giro invece mi sono svegliata io prima, nonostante sono andata a letto, mi sono addormentata molto dopo di lui. Perché lui alle 11 e mezza era già a letto che dormiva. Sì.
Io poi mi era presa bene a giocare a Batman Arkham Knight. Sono andata a letto, saranno state un quarto alle tre, sì, più o meno. E non mi sono addormentata perché io quando vado a letto non mi addormento mai subito di botto. Mi addormento sempre dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi cosa faccio? Mi metto un paio di video su YouTube e poi crollo. Io invece stamani alle 8:30 ero già sveglia, ero in piedi. E lui invece tranquillo alle 9, 9 e quarto si è alzato. Quando invece di solito è il contrario. Vabbè, oggi così, meglio, almeno ha dormito un pochino di più. Perché tu, Dio santo, tutti i giorni si alza alle 6:30 per andare a lavorare. Oggi almeno se l'ha goduto un po' di meritato riposo. Un pochino di più. Un pochino di più. Sei pronto? Per non sapere leggere né scrivere mi sono messa al computer il concerto, no il concerto, l'album natalizio di Michael Bublé. E mi sono truccata, mi sono data una sistemata, mi sono anche vestita. E vi faccio vedere come sono vestita, sì, sì, ve lo faccio vedere. Mi sono messa questo maglioncino giallo, che se non sbaglio è di Calliope, e ha tipo tre anni. E non è ancora, si è solo un po' accorciato con i lavaggi, ma cioè, non mi si vede l'ombelico. Questi jeans che sono di Chiavi, sono dei jeans skinny. E poi questi scarponcini, perché oggi fuori piove, vi faccio vedere com'è il tempo. Oh, devo ripulire i vetri. Come vedete, piove. Strapiove. E fa freddo, cosa tocca il culo? Mi tocca il culo. Non è vero. Sì, invece. Mi ha toccato il ciapette. Ma freddo no, c'è il 12 gradi. Vabbè, ma tira vento. Prima o poi la cambieremo sta porta, eh? Oh, fica a te. È scaduta? No, però non è scaduta, ma cade a pezzi fra pochino. Non è vero. Aggiungere il bianco dell'argento. Io direi di aggiungere un po' di bianco, perché quelle bianche erano proprio pochine. Mm-hmm. Sì, ma non solo quali, anche tipo festoni. Mm-hmm. Festoni ce l'abbiamo rosso e oro, classico. Mm. Si mettono argentati o bianco. Mm. Guarda, schiaccianoci. È buffo lì? Forse no. Belli questi portacandele. Sì, guarda bene. Belli portafoto. Senti qui che pioggia. Oggi abbiamo ricominciato la nostra primissima tradizione natalizia. Carino questo. La nostra primissima tradizione natalizia, ossia venire da Ghiomelli a vedere gli addobbi da mettere in casa e all'albero. Ma questi sono denti? Sì, mettici la manina dentro. Quanto dico io che il mio marito è scemo. Non lo dico tanto per dire. Bello, io l'ho sempre adorato questo. Le palle con la neve. Soprattutto quelle che fanno ora, che sono che sono automatiche. No, boia, brutti. No, automatiche, che hanno il carillon dentro. Mi piacciono da morire quelle. Automatiche. No, mi veniva da dire automatiche. Non so perché mi veniva da dire automatiche. Ah, pan di zenzero, carino. No, fa vedere il pan di zenzero. Che carino. Io sono, lo sapete, sono schizzata io a Natale. Abbiamo già trovato anche i piatti per l'ultimo dell'anno, perché abbiamo, allora, le feste le passiamo insieme quest'anno a casa nostra e abbiamo organizzato già per l'ultimo dell'anno una piccola festicciola a casa nostra. Siamo in 9, compresa una bimba, Viola. Madonna, che spifferi!
Le luci con le musiche, io sarà 20 anni che non le che non ce l'ho. Con queste, guarda. Che carine! Fanno venire in mente quando ero bambina. E abbiamo già organizzato appunto per l'ultimo dell'anno. Ci manca sempre da organizzare ancora la cena della vigilia di Natale. Dobbiamo ancora, siamo più a ridosso della vigilia di Natale che dell'ultimo dell'anno. Vabbè, e dobbiamo ancora organizzare la cena, però sì, in quel giorno saremo solo io e lui, quindi basterà prendere un po' di cose, un po' di panciume vario e abbiamo fatto la cena. Invece per l'ultimo dell'anno abbiamo organizzato che ognuno porta qualcosa e io mi occuperò di antipasto primo e dessert ovviamente. Sono tanti, tre cose su cinque portate. Vabbè, tanto c'è ancora tempo, eventualmente rifilerò il primo a qualcuno e io mi occuperò solo di antipasto e dessert. Siamo venuti a Leroy Merlin e io ho già convinto Simone a prendere questo, un planner per la famiglia. Cosa stai facendo? Cacchio stai facendo? Cosa? Per tagliarti l'unghia. Cosa? Come cosa? Le unghie. E con cosa me le dovresti tagliare le unghie? Sai, io con quello cosa ti ci taglio a te? I capelli. Non proprio. Un po' più giù. Che no. Un po' più giù. Le dita. Un po' più giù. E basta. Cos'è che non ti servirebbe più a nulla? Non lo so. Amore, metti a fuoco. Oh, ma cos'è c'è qua? Oh, cos'è c'è qui sulla testina? Oh, mamma, qualcuno gli ha dato un bacio col rossetto. L'hanno baciata col rossetto. Amore. È tutta tremolina, poverina. Perché a me non mi piace il brutto tempo. È meteopatica. È meteopatica come la mamma. È antipatica. No, non sono antipatico. Ah, babbo, babbo è antipatico. Pigellona? Amore. Topola. Kira. Cosa c'è qui dentro questa busta? Cosa c'è qui dentro questa busta? No, amore. Questo ora lo devo mettere via. Questo lo devo mettere via. Oh, mamma. Amore mio. Sta paura, sta tremore. Uno Sharpei. Un Chow Chow. No, non me lo ricordo, faccio sempre confusione. No, penso sia Sharpei. Pupi. Mi dica che luce. Pupi. Ma c'è mica stato temporale. Amore. Sentiamo che danno un pochino di... E per pranzo salmoncino al vapore. Mi sa che ora salto quei pochi spinaci che mi sono rimasti dall'altra sera. Questi. Il frigo è vuoto. Salto questi spinaci in padella semplicemente con un po' d'olio, un po' di vino bianco, ma nemmeno, anzi, niente, un po' d'olio, sale, pepe e un filo di aglio in polvere. Questo qui, che è buono, molto buono. E eccoci qua, pranzetto di oggi, leggerino, leggerissimo. E qui c'è un nasino. Salmone al vapore, spinaci saltati in padella. Molto molto semplici, molto molto salutare. Buon appetito! Buona! Dica, devi venire sotto. Un po' di abbiocco post pranzo, ci sta. No, in realtà
È già passato, sono già passate un paio d'ore, più no, meno un'oretta e mezza da quando abbiamo mangiato. E sono le 3:10 ora e adesso riusciamo, che così andiamo, no, andiamo al Parco Levante, perché volevo prendere appunto le ultime cosine che rimangono da prendere per casa. E sbadiglio. E facciamo anche un giro, già che ci siamo. Uffa, questi capelli. Oh. E ci facciamo anche un giretto. Prendiamo un'occhiata per le decorazioni. Poi quando torniamo a casa cominciamo a decorare un po' l'albero. Siamo venuti al Parco Levante. C'è una marea di gente. Ora siamo nel negozio dove volevo prendere le ultime decorazioni per Natale. Per mettere in casa. E, che carina! La scritta. Ah, ti piace? Sì, quella scritta lì è carina. Aspetta che si trova lì. Sì. No, te lo sai cosa voglio. Nell'albero? Sì. Io che do un'occhiata. Allora, diamo un'occhiata. Io quella da analisi. Ma quale preferiresti fra questi due? Anzi, fra questi tre, perché c'è anche Babbo Natale. Però anche l'OG, il cappellino con le corna, lo devi tenere, però. Scuoti la testa? Suona! Oh mio, quanto saremo scemi. Ripollalo. A ripolli lo sei. Usa una giacca bella. Usa una giacca, Ganzi. Quella sbrilucicosa? De, l'ho vista prima di te. L'ho già vista anche l'ho già vista anche giovedì quando ci sono venuta con Sara. Questa qui, no. Questa per l'ultimo dell'anno è sciccosissima, amore, però. Dai. Bellino. È ganza. Quanto costa? 50 euro, nemmeno tanto per una giacca. Però è bella. Cioè, per l'ultimo dell'anno è il suo. Il vento è questo. Oddio. Ok, sì, una sistemata gliel'ho data. Qui avevo un mega brufolazzo che mi si è tolto qui lo stesso. Non so, ultimamente mi stanno ritornando un sacco di brufoli, nonostante sto mangiando, sì, sto mangiando come sempre, però più controllato. E non so come mai continuano a venirmi questi sfoghetti maledetti. Oddio mio, comunque da casa siamo stati bravi perché abbiamo preso una sola decorazione. Questa, la scritta, Christmas, Natale. Amore, ti piace? Ti piace questa? Mi piace questa funzione. Però ancora non sappiamo se metterla lì sopra o se spostare la fontana... Spostare un po' anche le mie tazze e metterla qui. E a me qui onestamente piace di più. Decidiamo anche con Simo dove metterla eventualmente, se qui o laggiù. Intanto adesso però dobbiamo spostare il piumone e la cicletta. Dobbiamo metterli da qualche parte e iniziare a fare l'albero. E con questa bellissima immagine... Un strizzo. Che a lui sta piccino. Non è che sta piccino perché c'è il testone, li sta piccino perché sono piccini, sono piccoli cappelli. Però a me sta giusto. Quindi, appunto, come dicevo, con questa bellissima immagine, prepariamo l'albero di Natale. Dopo 20 minuti siamo riusciti a mettere solo le luci. Però siamo riusciti a trovare una combinazione che riesce a riempire tutto l'albero. Bene. No?
Dove è andata? Amore, cosa fai lì? Oddio, oddio, una kiramannara, una kiramannara! Sì, una kiramannara! Una kiramannara! Certo, come no? Certo, come no? Che cosa? Cosa c'hai in testa? Il cappello, come hai messo te? No. La corona d'alloggio, sono laureato. Da quando sei laureato? Da sempre. Da, no, non da quando sei laureato, da quando ti stai laureando. Da sempre. Sì, solo che la tua non è una triennale. È una ventennale. No, ma non c'è scritto la stagione. Ah. Sì, sì, va bene, ok. Davvero con questo cappellino veramente, Enzo Miccio, levati, Certo, grazie a cioè, davvero, oggi siamo veramente Enzo Miccio, scansati. Ma è entrata anche lei nello spirito natalizio. Amore! Ti mancano le cornine. Bolla, cicciolina! Ultimo tocco aggiunto, abbiamo messo questi capelli d'angelo, che sono, sì, abbiamo anche messo, a questo giro abbiamo messo i festoni bianchi e dorati, abbiamo lasciato stare il rosso e poi abbiamo aggiunto questi capelli d'angelo alternati, abbiamo messo un po' dorati e un po' argentati per dare un po' di volume, qui c'è un casino immane di cose, però manca l'ultimo pezzo, amore. Sì. Che lo mette per tradizione della mia famiglia, il puntale lo mette l'uomo di casa. Quindi Kira, metti il puntale, dov'è Kira? Di nuovo sotto lì. Kira, devi mettere il puntale. Quindi il puntale tocca all'uomo di casa. Vado a chiamare. Eh? Lo vado a chiamare. Vai. Ora mi aspetta. Allora, sono le porte. Ecco fatto. Magari qui alziamo un po'. Sono levati i vesti. Così. Ora sì. Che prima no? Sì, metti a fuoco. Ok. Il nostro alberello è fatto. Ora c'è da finire di decorare la casa. A me. Alla fine abbiamo optato per mettere qui la scritta, che secondo noi ci sta molto meglio, in più è visibile da tutta la da tutta la stanza. Ciao babbo! Sono appena risvegliata dal pisolino posto. Sì, dal coma. Non mi sono nemmeno accorta che mi era addormentata. Cioè, tutto uno se ne accorge di solito. Ma no. Di solito sì, perché si sente proprio andare. No, a un certo dice, punto sto dormendo. No, ma poi a un certo punto, cioè, si rende conto che comunque non sta più. Non si rende conto di quello che lo circonda. Poi a un certo punto, poco fa, mi sento fa da lui, oh, sveglia, e io, che è? Tipo, sai come quando ti incanti e la gente ti dice, guarda, ma mi ascolti? E ero così, ero tipo incantata. E fa un freddo bestiale. Io ho freddo. Io ho freddo, tanto freddo. Io ho freddo. È sbagliato. Oddio mio. Con il Negramaro in sottofondo. Ora stiamo andando a cena con dei nostri amici, che abbiamo organizzato tutto oggi poi. È stato organizzato tutto oggi pomeriggio. E stiamo andando in un locale che si chiama Porca Vacca. Ma ve l'avevo già, mi pare che ve ne ho già parlato in qualche vlog precedente, se non ricordo male. E Agnes, andiamo a mangiarli, perché io comincia ad averci anche un certo languorino. A me mi sta un po' scemando. Sì, lui aveva fame mezz'ora fa. Anche un'ora fa. Ora perché è il momento di... Sì, ma lui è così. Magari ora non ha più fame. Poi magari si mette a tavola, lì si apre lo stomaco, si mangerebbe anche il tavolino. Kira l'abbiamo lasciata a casa perché con questo tempo qui avrebbe, non sarebbe stata bene fuori.
avrebbe cominciato a sbavare, a stare male, a tremare, a piangere, a rompere i coglioni. Quindi è Natale, è Natale, si può amare di più. L'inferno, sì. A proposito dell'inferno, voi avete visto la serie TV Lucifer? Io ho iniziato a guardarla su dai miei genitori. E ora, quando ero, ora che, ero, che sono tornata, aspettavo di finire di guardare Il Trono di Spade, che mi mancavano giusto le ultime puntate della sesta e tutta la settima stagione. E solo la settima mancava. No, quando sono tornata mancava le ultime due puntate della sesta da vedere, amore mio. E ora voglio, voglio cominciare a rivedere quella serie Lucifer, perché è ganza da morire. Cioè, ti fa vedere il diavolo da un'altra prospettiva. E ti fa dire che veste Prada. E ti fa dire che cacchio, se il diavolo è così, non vedo l'ora di andare all'inferno. Anche perché non solo è simpatico il personaggio interpretato di Satana, ma è bello anche l'attore che lo interpreta, che ti fa dire porca trovola, ma poi fa vedere che il diavolo fa le pentre ma non le coperte. E invece poi ti fa dire proprio, quasi quasi io comincio a fare tutti i peccati possibili e immaginabili. Se il diavolo è così, voglio andare all'inferno. Possibili e immaginabili, ora finalizzata a cogliere l'impressione. Ti hai detto stronzate finora, ora me le fai dire a me. Tornando a casa, non ho ripreso durante la cena perché comunque, giustamente, non, con i miei amici non riprendo quasi mai la roll, le situazioni, lo sapete. Se devi farli pagare la deliberatoria. La liberatoria, che deliberatoria. Vabbè, la liberatoria, giusto. E no, poi vabbè, c'hanno una coppia di amici nostri, è una bambina piccola piccola, quindi non mi sembra il caso di riprendere per poi pubblicare su YouTube, quindi... Senza loro, a meno che loro non mi dicano sì, guarda dai, un pezzettino fallo per il video, non c'è problema. Però se non mi dicono niente, giustamente io non riprendo. E adesso ora torniamo a casa, anche perché c'è un vento che porta via veramente. E non fa neanche tanto freddo, perché comunque ci sono 13 gradi e per essere l'8 dicembre fa caldo. Però c'è un grecale che porta via. Fa freddo, perché è vento freddo alla fine. E quindi ora niente, ora dobbiamo andare a casa e portare fuori Kira, perché Kira non è venuta stasera, appunto. Allora poi è migliorata. Poi è migliorata. Sì, sembrerebbe sia un po' migliorato, però ha dato brutto tempo, anzi ha dato temporale addirittura per stanotte. Basta. Per stanotte? No, ormai penso il peggio sia passato. Domani deve essere bella, quindi... Vabbè, vediamo com'è domani il tempo. Oh mamma, questa qui con la minigonna e le calze. Madonna, che è stato. Ma ci sta di lusso sta canzone ora. È venerdì. Non mi rompete i coglioni. Mia bella sposa. Qualunque cosa sarà il minore dei mali. Tutto, io oggi non ho ancora nemmeno aperto la casella numero 8 del calendario dell'avvento. Cioè, no. La 8? Siamo già alla 8. Aiuto! Oh, mamma, ma che capelli ho! Colpa del vento, ragazze. Guardate che schifo di capelli che mi sono venuti. Sono pieni di nodi. Aia, aia. E oggi nella casella. Metti a fuoco. Nella casella. No, Kira! Cosa fai? Nella casella numero 8 ci ho trovato lo scoiattolino. E è meglio che me lo mangi perché mi si sta sciogliendo tutto. E chi la recca di masugli? Ovviamente non è roba eccessiva. È giusto un velo. Quindi non gli fa male. Muore. È finito? È finito, puzzona? Puzzona golosona? Questo colletto, madonna santa, come sei cicciona. Lui è già stravaccato sul letto, sul divano invece. Oh mamma mia, oh mamma mia. Oh mamma mia, oh mamma mia. Kira, Kira.
Oh, mamma mia, questo musetto. Questo musetto. Dicevo, lui è già stravannato sul divano. Stravannato? Sì. Ed è uno stravannato di uomo. Ma? Pensa a te. Sono uno stravannato di uomo. Io mi dovrei andare a struccare, ma non ho voglia, perché mi piace questo make-up, come è venuto. E ti altro? Ma non posso andare a letto così. Sì, ora? No. Non posso andare a letto truccata. Quindi ora facciamo le brave bambine e strucchiamoci. Ok, mi sono struccata, ho fatto la brava bimba, mi sono anche già in pigiamata. E mi frizzano anche un po' gli occhi, forse perché ho tenuto troppo tempo il trucco, perché ce l'avevo su da stamattina alle 10, l'ho tenuto su per 13 ore, quindi un pochino gli occhi mi bruciano, penso sia normale. E Kira ha le ruzze, Simone si è incrastizzato, quindi facciamo i bravi bimbi, vediamo subito la buonanotte e ci vediamo domani con un prossimo, con un altro vlog. Quindi, a domani!